Il libro Bestiario Matematico è un saggio scritto da Paolo Alessandrini, docente di matematica in un istituto superiore, divulgatore e autore, laureato in ingegneria informatica, che tratta i vari elementi e argomenti matematici come fossero delle creature misteriose scoperte dai matemaghi che le riescono a individuare, ammaestrare e poi sfruttare. Da qui il titolo del libro. Ma che cos'è un bestiario? Nel Medioevo si trattava di una particolare categoria di libri che raccoglievano brevi descrizioni di animali reali e immaginari, con le proprie proprietà e caratteristiche. Il libro è strutturato in 13 capitoli divisi in tre parti, da una conclusione e da appendici per ogni capitolo. Tutto inizia da una strana bestia che rappresenta il nulla, eppure è qualcosa. Lo zero, un animale sospeso fra l'esistenza e la non esistenza. Per noi oggi lo zero è familiare, ma in passato non era considerato perché non serviva, dal momento che la matematica era prettamente collegata all'utile quotidiano. Ciò ci dimostra che tipo di sviluppo ha avuto la matematica, da qualcosa di concreto a un elemento simbolico e creativo. Attraverso la scuola pitagorica tratta l'argomento della geometria e della crisi di questa scuola a causa della scoperta dei numeri irrazionali, rivelandoci la paura presso i greci dell'infinito. Collegandosi con la letteratura italiana, Zavattini e Buzzati, l'autore ci mette di fronte all'inutilità dei numeri mostruosi che sono pur sempre definiti e finiti. Un esempio è come quando Gianni Pinacchi urlò più uno alla sequenza di miliardi proferiti dall'avversario durante una sfida e vincendola. Un altro elemento divertente del libro viene introdotto dal termine serendipità del gesuita sanremese Girolamo Sacchieri. Egli, volendo dimostrare la veridicità del quinto postulato di Euclide, che era troppo lungo e contorto, si trovò a sbirciare al di là del muro della geometria euclidea, trovando un mondo popolato da creature bizzarre e regole nuove, la geometria non euclidea. Poi il bestiario prosegue con una spiegazione di diversi argomenti, frattali, il gioco della vita, che concludono la seconda parte del libro. La terza parte si basa su una serie di paradossi e ragionamenti che portano ai teoremi sconfinati, ovvero animali composti da tre parti, l'ipotesi che sarebbero le zampe, la tesi, che sarebbe la testa o il muso, e la dimostrazione che è il corpo, che funge da collegamento fra tesi e ipotesi. La dinamicità di questo libro sta nella varietà di materie trattate, dalla filosofia, alla storia, all'economia, alla letteratura, alla fisica, all'informatica e anche alla musica. Il libro conclude con una domanda: ma la matematica viene inventata o scoperta? Questa domanda ne alimenta la magia e stimolerà la ricerca di altri matematici. Il saggio è di una lettura impegnativa che può essere gustata a più livelli, a seconda degli interessi, dell'età e preparazione del lettore. Lo consiglio perché gli argomenti sono trattati in maniera brillante, dando la possibilità attraverso le appendici di approfondirli.